Doveva essere la domenica della fatidica ripartenza, per il Brino sarà invece l'ennesima domenica da spettatore. Altro stop forzato per la squadra del presidente Mario Cocchi, che questo fine settimana, con l'attesa ripresa ufficiale del campionato di Serie D, sarebbe dovuta tornare in campo nella sfida valida per la settima giornata contro il Nibio Nogiono. La gara del Tassara contro la compagine lecchese, come da comunicazione pervenuta dal Dipartimento Interregionale, è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore su richiesta della società ospite. Una decisione riconducibile ai troppi positivi rintracciati tra le file avversarie. Il nuovo protocollo approvato nei giorni scorsi prevede infatti l'obbligo di rinvio con almeno 4 casi Covid, prima ne bastava uno solo. La rosa dei lecchesi risulta infatti in tempi recenti tra le più colpite dell'intera Serie D. Al 1 novembre si contavano 21 positivi al SARS-CoV-2 su 25 calciatori in squadra. Preso atto della situazione, per il Brino, che finora non ha mai fatto i conti con il contagio dei propri tesserati, si tratta del quinto rinvio in stagione. Una beffa per la formazione di Mario Tacchinardi, che già ai nostri microfoni nelle scorse settimane lamentava l'impossibilità di prepararsi adeguatamente ai match in calendario a causa delle cancellazioni dell'ultimo minuto. Se tutto andrà bene, frase ormai di circostanza, i Camuni dovrebbero tornare in campo domenica 20 dicembre per la sfida contro i bergamaschi del Caravaggio. Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha rivisitato il calendario della Serie D per la stagione in corso, ora prolungata fino al 6 giugno 2021 con 6 turni infrasettimanali, contrariamente ai 4 inizialmente previsti. La pausa invernale andrà dal 23 dicembre, data in cui si disputerà l'ottava giornata, fino al prossimo 6 gennaio.